Ehi, hey, ben ritrovati da Andrea Link 91 e bentornati sul DLC di Pokémon Spada e Scudo, le terre innevate della corona. E come vedete, siamo tornati in città perché, beh, insomma, c'è un Pokémon che ci aspetta. Molto, molto bellino. Allora, siamo qui. Pronti? Salve. C'è un Pokémon imbizzarrito del villaggio! Un Pokémon di quelle dimensioni fuori controllo potrebbe causare un disastro. Qualcuno lo deve calmare. Ma non abbiamo le briglie. Quel Pokémon. Possibile che sia proprio quello delle favole? A quanto pare. Fermo. Penso che vada male qualsiasi. È apparso Glastrier. Glass perché glacial. Ok. Sappiamo il nome. Il livello ce l'abbiamo? Sta puntando alla tua carota algida. Livello 75. Allora, provo con una Curoball. In teoria è notte qui. Sono le 5. Non vedo l'orario. E quindi sì. Provo. Non abbasso un attimo la guardia. Aspetta, se provo a dargli la carota. No, non lo so, ragazzi. Non ci sono strumenti. No, mi sa che la carota è uno strumento di quelli. Sì. Chiave. E allora. Nitrocarica. Voglio vedere quanto gli faccio. Abbastanza. Pensavo di più, eh. Perché ho ben da scelta su tappo, quindi pensavo davvero di fargli più. Sì, ma ragazzi, 49 punti salute? Con pestone. Cioè, è quasi al 100 tappo, voglio dire. E sì, ho ancora doppio calcio. Non è competitivo, è un Pokémon per andare in giro. Glastrier non ha più energie. Che Calyrex ora possa provare a domarlo? Senza le briglie, però. Bello, però. No, la signora! Deve esserci ancora un po' di legame con Glastrier, nonostante non riesca più a domarlo. Deve ancora avere un po' di legame. Oh, cielo, tutto bene? Sì, per fortuna. Credo che qualcosa mi abbia salvata. No, non dirmi che sono le redini. Ah, crini bianchi. Va bene, ci servirà per trovarlo. Un ciuffo di crini di Glastrier. Sono resistenti e flessibili. Forse per creare le briglie. Oh, Baldo giovine, non so come ringraziarti. Hai salvato questa signora. Non avevo idea che nella nostra landa innevata esistesse un Pokémon così selvaggio. Sembrava quasi il furioso destriero che nelle favole faceva da fido compagno al re. Ma forse sto correndo troppo con l'immaginazione. Oh, ma quelli sono dei crini bianchi. Secondo le favole, se si cuciono assieme ai fiori lucenti che fa sbocciare il re e i crini del suo figlio destriero, si possono realizzare le briglie del legame che uniscono il re al suo destriero. In passato i miei antenati fabbricavano queste briglie seguendo un metodo tramandato di generazione in generazione. A ogni modo, io non ho mai visto dei fiori simili e anche la tradizione delle briglie è scomparsa. Ma basta parlare di favole. Devo pensare a come evitare che quel Pokémon faccia altri danni nel villaggio. Ti ringrazio ancora per il tuo aiuto. Dialoghi un po' prolissi. A parte che ci sono altri giochi che hanno dialoghi molto più prolissi, tipo Solatorobo. Dialoghi infiniti. Eppure quel gioco l'ho spremuto proprio fino alla fine. Fino a quando i salvataggi non sono cancellati. Ero quasi al 100%, mi mancavano tipo 3 o 4 missioni.
Del post-game intendo. Poi mi sono rotto le scatole perché dati cancellati ci avevo speso 30-40 ore, tipo. Basta. Vediamo che vuole Kyrex. È la mia gratitudine per aver protetto il villaggio, giovane umano. In realtà, ammansire il mio rastrello sarebbe compito mio. Ma nelle mie condizioni attuali, il massimo che ho potuto fare è stato concentrarmi e farlo allontanare con il pensiero. Se avessi avuto le briglie del legame, avrei potuto domarlo con facilità. Ci vogliono i fiori. Che vuol dire? Vorresti realizzare le briglie con i fiori lucenti che possono far sbocciare? Che posso far sbocciare io? E con i grilli del mio fido destriero? I fiori. Lasciami pensare. Ma certo, non ci avevo pensato. Credevo che gli umani non mi offrissero più in dono le briglie del legame perché non avevano più fede in me. Ma sono io che ho perso la capacità di produrre il materiale necessario a realizzarle. Per tutto questo tempo ho frainteso la situazione. Sono passati centinaia di anni dall'ultima volta che ho fatto sbocciare dei fiori lucenti. È una cosa che richiede molta energia. Ma adesso sento ritornare un po' dei miei poteri. Non importa quanto tempo è passato, è giunto il momento di far sbocciare un fiore lucente. Giovane umano, prendi. Petalo. Basterà? Stremato. Come immaginavo, far sbocciare un intero fiore richiede troppe energie. Non so se sarà sufficiente, ma ti chiedo di usare quel petalo per realizzare le briglie del legame. Il discendente della stirpe che le fabbricava dovrebbe trovarsi al villaggio. Faccio affidamento su di te. Beh, l'erede unico dovrebbe essere il capo del villaggio, no? Anche perché questa casa l'ho mai visitata prima, no? No, non l'ho visitata prima. Questo è Batuffolino. L'ho trovato fuori dal villaggio che tremava dal freddo e l'ho portato qui a casa mia. Da quando l'ho trovato ho iniziato a vedere in giro un sacco di Pokémon che non conoscevo. Non avevo mai visto un Pokémon come Batuffolino. Forse sarebbe meglio che si prendesse cura di lui un allenatore esperto. Tu hai salvato il villaggio. Sarebbe il massimo se potessi affidarlo a te, che ne dici? Sì! Ragazzi, abbiamo Cosmo! Però, forse a seconda della versione si evolve in Lunala e Solgaleo? Vuoi dare un soprannome? No. Invia il box. Cavoli. Ok. Dunque, per l'evoluzione ve l'ho detto, non so se come funziona, ma boh, vedrò poi. Lo farò evolvere per conto mio, cioè, voglio dire, è ovvio. È un leggendario. Lui ha Carbink. Inchiostro. Signore. Oh, colui che ha salvato il nostro villaggio, sei qui per consultare i libri? Avrei bisogno di un favore. Che vuoi che realizzi delle briglie del legame? Non saprei come aiutarti. Ai tempi del mio bisnonno non sarebbe stato un problema, ma ormai non c'è più nessuno che sappia come fabbricarle secondo tradizione. E poi non credo proprio che tu abbia il fiore necessario per realizzare le briglie. Ho un petalo. Quello è un petalo del fiore lucente! Se è davvero quello, vuol dire che è il re dell'abbondanza. Ma no, non è possibile. Se ricordo bene, i miei antenati fabbricavano le briglie del legame con fiori e peli di Pokémon seguendo i metodi tramandati nelle favole. Si tratta di un'antica tradizione che ormai è andata perduta. Però il minimo che posso fare per ringraziarti per l'aiuto che ci hai dato è provare. Dammi pure l'occorrente. Perfetto. Confido in lei, io credo in lei. Non so se sono in grado di eguagliare la maestria del mio bisnonno, ma proverò a riportare in vita le tradizioni del villaggio! Taglia taglia, cuci cuci. Niente da fare, non ci siamo! Anche se sono piuttosto abile nei lavori manuali, temo che per realizzare le briglie sia necessaria una tecnica più fine. Non fare quella faccia, ti prego. Sono veramente desolato. Ehi, capo! Ho un problema con la doccia nella mia stanza, non esce più acqua calda.
Oh, sono spiacente. Più tardi vengo a controllare. Ehi, capo squadra! Stavate facendo qualcosa di importante? L'atmosfera è un po' tesa. Tutto qui il problema? Basta fare una specie di nastro, no? Tu dammi qua il necessario. Bene, e adesso cosa dovrei fare con questo petalo e questi peli? Se mi è permesso, avvolgi i fiori in delicate spire e intreccia le crini per il nostro sire. Ma cosa? Serviva proprio cantare? Vabbè, ho capito. Taglia di qua, cuci di là, tralala. Che cazzo, spiterina. Toh, ecco qua. Così va bene? Direi di sì. Nastri che risplendono se illuminati. Un tempo venivano offerti dagli esseri umani a re dell'abbondanza in segno di gratitudine. Ma quanti ne facevano? Perché, cioè... Troppi? Serve più di uno, si rovinano col tempo? Beh sì, in teoria sì. Chi l'avrebbe mai detto che costui ce l'aveva un simile talento? Sono le briglie del legame, proprio come quelle descritte nei racconti tramandati dalla mia famiglia. Non per niente cucio io i vestiti per quelle ribelle di mia figlia. Anche completo l'esplorazione che ti ho dato è frutto delle mie manine d'oro. A ogni modo, sei riuscito a ottenere delle briglie del legame. Sono davvero contento! Urlate di meno, per favore. A quanto pare bastava questo, quindi... Dov'è? Calyrex, yuhu! Ecco, mi sembrava. Ehi là! Mi sono trovato di nuovo a dormire in piedi all'aperto. Stavo congelando. Così sono tornato alla base per farmi una bella doccia calda, ma niente, l'acqua era gelida. Mi ha preso un colpo, tanto che sul momento sono uscito senza vestiti. Morto. Poverino. Mi dispiace quasi. Giovane umano, sei riuscito a fabbricare le briglie del legame? È stato merito di Pioni. Oh, devo ammettere che questo umano è stato di grande aiuto. E le buone novelle non finiscono qui. Ho finalmente scoperto dove si trova il mio fido destriero. Glastriel si è rifugiato al Tempio Corona. Eravamo soliti recarci là insieme un tempo. Finora avevo cercato di evitare quel luogo perché mi ricordava i tempi andati, ma lui invece. Possibile che abbia voluto immergersi nei ricordi del tempo passato insieme? No, non può essere. Il Tempio Corona si erge sulla cima della montagna a nord. Vorrei che salissi fin lassù portando con te le briglie del legame e la carota. Io ho fretta di raggiungere il mio destriero, quindi ti precederò. Faccio affidamento su di te, giovane umano. Va bene. Quindi, hai notato i progressi? Va bene, va bene, va bene. Dunque, per di là, quindi io devo andare... Di qua. Sì. Dai, su. Carica, 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 carica. Ottimo. Tunnel scalata, landa corona. Gli Zubat che non possono mai mancare. Oddio, Gabite vuole giocare, ma non posso. Dente di drago, buono! Però per fare evolvere servirebbe la squama drago per certi Pokémon. Scuroball, va bene. Ah, però. Ah, quindi quella è un'altra entrata. Ho capito. Magari qui si fa il giro poi, vero? Ah, l'altra entrata. Ok, per prendere le altre cose. Garchomp! Non ci ho mai fatto caso se c'era Garchomp. Magmatore, non è che di là si trova elettritore? Oh, ma che fa, vola? Ma vola Garchomp? Raggiungiamo la cima. Oh. Scale, Frosmoth, ok. Carino. È un bel Pokémon, ma quanti? Un po' troppi. È un bel Pokémon nonostante non mi piacciono gli insetti. E intendo insetti in generale nella vita vera. Bello, raga. Per me il freddo piace, il ghiaccio piace, la neve piace.
Questo è il castello che si vedeva dai bozzetti. Ferrothorn con potere Gigamax non indifferente. Dynamax. Oh, psichico. Qui sopra. Eccolo qua. A questo punto scendiamo dalla biciclotta. Anche perché faceva scendere in automatico. Ah, ho provato a cambiare visuale, pensavo che dovesse esserci una scena, non mi faceva girare. Quindi questa qui non è più una porzione di zone selvagge. Beh, zone selvagge, terre selvagge, alla fine siamo lì. Non fateci caso a come pronuncio i nomi. Sembra un recipiente per qualcosa, e infatti era diverso dal resto del decoro. Un albero immenso che cresce fino al cielo. Forse ci mettevano le offerte in quel recipiente. Giovane umano, ti stavo aspettando. Sai, una volta il Tempio Corona era la mia dimora. Glastrier ne ha di certo fatto il suo rifugio per schernirmi ora che ho perso il mio potere. Oh, vedo che mi hai portato le briglie del legame. Ti ringrazio. Questa morbidezza, questo colore, questa lucentezza. Ah, quanti ricordi mi riportano alla mente. Che nostalgia. Devi sapere che Glastrier è un Pokémon estremamente fiero. Accetta che gli salga in groppa solo chi si dimostra alla sua altezza. Ma ora posso usare le briglie del legame per trasmettergli direttamente il mio potere. In questo modo dovrei riuscire a convincerlo di essere ancora degno di lui. Giovane umano, ora possiamo attirare qui il mio fido destriero. Per fare ciò, depongi la carota algida nel recipiente accanto al suo giaciglio. Ah, questa è una stalla, quindi, tipo. Vai. Giovane umano, finalmente è giunto il momento. Tuttavia, già una volta hai avuto la meglio sul mio fido destriero. Di sicuro non si avvicinerà di sua volontà a chi considera una minaccia. Pertanto non ci resta che nasconderci e attendere il suo ritorno. Devo ammettere che è interessante Calyrex forma destriero, cavaliere. Ma che roba è? Ha una testa enorme ed è in groppa! Ma che parla? Sì, però non si capisce. E beh! Come beh? Cioè, tu lo capisci, Peony? Ah, sì, non ci capisco niente, ma sarà come dici tu. Piuttosto, chi sarei. Oh no, di nuovo!
Giovane umano, grazie a te il mio fido destriero è tornato al mio fianco. Questo mi ha permesso di recuperare del tutto i miei poteri. Ero convinto che non ci fosse più nessuno a venerarmi, e avevo anche perso il mio fido destriero. Ero scivolato nel baratro della mia solitudine, ma tu mi hai salvato. Non ci sono davvero parole per esprimere la mia gratitudine. Quindi ho una proposta. Se riuscissi a catturarmi, ora che ho recuperato i miei poteri, potrei riconoscerti come mio pari e aiutarti nel tuo cammino. Quando ti sentirai pronto, vieni a sfidarmi. Ma prima, è meglio che riporti quest'umano nel luogo in cui l'ho trovato. Sarebbe alquanto tragico lasciarlo qui a congelare sotto questo gelido cielo. Ma perché va in giro così? Tipo, teletrasporto, no? Ragazzi, io avrei un'idea. Non è che hai il 100% di tasso di cattura. Perché per fare una cosa sbrigativa userei la Master Ball. Ma se poi si rivela come alcuni Pokémon che hanno il 100% di cattura, evito. Vuoi preparare una Pokéball per catturare Kyrex? Perfetto, un dannetto glielo facciamo allora. Che tipo è? Erba ghiaccio? Se fosse erba ghiaccio lo distruggo. Calrex! Sintonia equina! Ha due abilità? Agitazione. Beh, agitazione è inutile. Scusatemi se lo dico, ma per me è inutile come abilità. Nitro carica, livello 80 la regge di prepotenza, la regge. A meno che non è un 4 per. È un 4 per? Ferro scudo! Interesting, interesting. Si aumenta di 2 la difesa. Nitrocarica dovrebbe giusto bastare per farlo fuori in questa maniera. Però provo una Pokéball, una Minor Ball. Dovrebbe essere a livello molto più basso. Voglio giusto provare se si cattura. Ok, perfetto. Se fa un altro ferro scudo, lo attacco ancora. Lancia glaciale. Wow! Bella! Porca miseria! Non è molto efficace! 130 punti salute mi ha tolto! Non è molto efficace! Ma siamo scemi? Wow! Dai su! Master Ball reskinnata non ha avuto effetto. Niente. Oh, ferro scudo, perfetto, l'attacco ancora. Ho salvato nel caso, eh. Però se riuscissi ad evitare di resettare sarei più contento. Con due ferro scudo ha una difesa quasi impenetrabile. Io sono poi anche con Choice Band, band a scelta. Perfetto, infatti prima l'avrei steso effettivamente. Ho fatto bene a non attaccare. Psichico! Fa danno normale, ma mi fa paura. Ghiaccio psico? No, brutto colpo, allora non è psico. Proprio mai, visto che il lancia glaciale ha fatto quel danno. Peso Ball no, Luna Ball? Pietra lunare no. Ecco, questa sarebbe la Master Ball reskinnata. Proviamoci, dai. Se mi va KO tappo, metto Zarude in campo, giusto per farvelo vedere quanto è bello. Ah, Giga Absorbo! Non è che ha resistito. Ok, no, pensavo che avesse resistito per far bella figura con me. Per la Timer Ball è ancora presto. Dovrebbero passare 10 turni almeno. Ok, la Scuro Ball. È notte comunque, eh. Nel gioco intendo. Questa fa un male boia, raga. Penso che ne abbia solo 5, però. Forse è tipo iperraggio. Però non ti devi ricaricare. O non la puoi usare due turni di fila. Nitrito bianco? Ah, quindi quando manda KO l'avversario? Ma quante abilità c'ha? Agitazione. Quella equina, nitrito bianco. Quante abilità c'ha quel Pokémon? Addirittura Zarude con avanzi mi arriva? Guarda, scimmione bello. Provo di Timer Ball.
Niente, zero proprio. Questo è Zaguardo Ball. C'erano gli orologi. Porca tozza. No, il lanciaglaciale può farlo 2 volte di fila allora. Non è come iperraggio allora. Di forza intendo, eh. Niente, può farla quante volte vuole. Nitrito bianco di Calyrex. Quindi un'altra abilità proprio ancora. Mamma mia, quante roba di Pokémon è questo. È all'80. A psichico, è vero. Però, qualunque attacco io possa fargli, gli faccio male, quindi. No, la Master Ball non la voglio usare. Andiamo di Level Ball. Boh. Ne provo un po' tutte, tanto alla fine è giusto per divertirmi. Posso sempre revitalizzare Pokémon caduti. Giga Absorbo. Dannetto. Ok, se fa un altro Giga Absorbo potrei provare a fargli un altro danno poi con tappo. No, come va KO a Machamp cambio Pokémon. Cioè revitalizzo un Pokémon. Solo un tick fa. Voglio controllare una cosa, voglio giocarmela bene. Info, quanto ha di attacco Machamp? 2,86, 2,69, 2,86. Con benta scelta lui dovrebbe arrivare a 300. Credo che arrivi più di 310. Quindi, in teoria, ho nullo difesa con Machamp. Sì, nullo difesa. Quindi, con un attacco di fuoco pugno, dovrei riuscire a mandarlo in range di vita rossa. E non a farlo fuori. Buono, buono, buono. Ferro scudo. Ho. Se fa un altro giga assorbimento, gli rifaccio poi poco pugno. Va bene, va bene, va bene. Ultra Ball, non posso fare altro. In teoria è la ball più forte che ho. Perché uno? Con 3 ferro scudo lui sta a più 6 di difesa. Quindi fuoco pugno lo rimanda a vita rossa. Bene. Inizio a revitalizzare. Se non altro, ragazzi, questa cattura mi darà più soddisfazione piuttosto che usare la Master Ball e via. Almeno avrò la soddisfazione di averlo catturato dopo una lotta ardua. Se facesse già 2 tick mi darebbe più speranza. Poi magari non lo prendo, però intanto mi ci fa credere. Ok, posso prendere un altro colpo, quindi. Vai. Sentite, io ho visto cose che voi non potete neanche immaginare, tipo gente che cattura Mewtwo alla prima Pokéball, senza resettare, va lì al primo tentativo e la cattura, era in live, quindi lo so. Quindi la RNG non è dalla mia parte proprio neanche per un pelino. Manda un altro Pokémon, Starchild, vai. Tocca a te. Starchild resiste a psichico, però si prende lancia glaciale dritto nel muso. Revitalizzo Machamp. Dato che è buio, psichico non ha effetto. Giga Absorbo. Fa un bel dannetto. E recupera metà di quello che ha assorbito. Non ho attacchi che gli facciano male. Ah sì, è psico allora. Psico ghiaccio. Ma perché psichico allora ha fatto meno male di là di. Vabbè. Sarà la base d'attacco. Sì. Sicuramente era il danno base. Ma oh, ma neanche due ne fa, uno solo! Vabbè, Calyrex, allora sarebbe scemo pure tu, eh? Nel cervello. Cioè, il computer un pochino più furbo me lo aspettavo, eh. Invece no.
Allora, Notte Sferza potrebbe fare il crit. No, non l'ha fatto. E se facesse crit adesso non lo manderebbe neanche in range. Quindi ci riprovo? Porca miseria quanto ha recuperato. O se leccata potrebbe paralizzarlo. Ferro scudo, ma la CPU qui l'hanno proprio buttata lì, detto fai. Devo paralizzarlo, paralizza, paralizza, paralizza. No. Non ha più tecniche, mi sa, eh. Lancia glaciale, mi sa che l'ha finita. Vai ancora, mi sa che fra poco farà scontro. Ancora una, ancora una. Poi inizio a lanciare le Pokéball. Questo inizia a far scontro. Mi sa che ci siamo, quindi provo la Ultra Ball. Va bene, va bene. Ah, potevo fare X. Sono all'antica. Vai così! Bene. Soddisfazione, raga. Soddisfazione, accidenti. I dati di Calyrex sono stati inseriti nel Pokédex. Affrontati 2. Ah! Quindi me lo conta come... Sì, perché è la prima volta. Quando abbiamo affrontato... Lui è Calyrex proprio. Calyrex col destriero. Psichico ghiaccio. Si racconta che in una sola notte abbia trasferito altrove un'immensa foresta e tutte le creature che ci vivevano. Ma sappiamo che le leggende sono tali. Soprannome no. No, non mi viene in mente nulla. Ragazzi, lo metto in squadra giusto per scrupolo, per farvelo vedere com'è bello. Giovane umano. Anzi, Link. Sarà un onore per me accompagnarti nel tuo cammino. Ehi, caposquadra, sono io, Peony! Ho appena fatto un sogno assurdo. Ero in uno strano tempio e c'era un Pokémon dalla testa enorme e parlava. C'eri anche tu. Era un sogno, ma sembrava così reale. Insomma, ero preoccupato, così ti ho chiamato. Stai bene? È tutto a posto, vero? Tutto ok. Oh, meno male, sono stracontento. Mi raccomando, nella mia squadra di esplorazione la sicurezza viene prima di tutto. Quindi fai attenzione sulla strada del ritorno. L'avventura finisce solo quando rimetti piede dentro casa. Hai annotato i tuoi progressi negli appunti sulla leggenda 1. Peccato che non mettano più pagine, però, per appunto vedere i progressi che abbiamo fatto. Il re dell'abbondanza Kyrex è riuscito a riunirsi a suo destriero usando le briglie del legame di nuova fattura e si è accorto di aver frainteso gli esseri umani. Ha così recuperato i suoi poteri e per ringraziarmi ha deciso di accompagnarmi nelle mie avventure. Vai a far rapporto a Peony. Ragazzi, wow, davvero una lotta non troppo difficile a dire il vero, anzi era piuttosto debole. Ho temuto che facesse scontro dopo avergli fatto leccata per ben 4 volte, sperando che lo paralizzasse, ma nulla. Però è andata molto molto bene. Eccolo qui. Un po' malandato, ma ci siamo. Va bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!